situazione al momento sulle vaccinazioni in Abruzzo e in provincia di Teramo? Ma la vaccinazione sta andando, secondo me la campagna vaccinale che l'Abruzzo sta portando avanti, in particolare l'Alto di Teramo, è una buona campagna vaccinale. In Abruzzo negli ultimi giorni abbiamo recuperato alcuni punti percentuali che ci vedevano, diciamo, al di sotto della media nazionale, oggi siamo orientati in media e questo è un dato positivo grazie a un grande sforzo che tutte le ASL hanno prodotto, e questo va detto, e quindi un gioco di squadra regionale così come l'assessore Verì vuole. Teramo sta giocando la sua partita, vacciniamo tante persone con diverse centinaia di vaccinazioni al di sopra della media stabilita da Figliuolo. I vaccini arrivano con maggiore certezza, soprattutto con una maggiore prospettiva, per cui ci permette di meglio pianificare l'attività vaccinale. E gli over 80 oramai mancano poche centinaia di persone, che sono soprattutto gli allettati che stiamo vaccinando, e anche per i ritardatari possono, come dire, iscriversi già direttamente sulla piattaforma. Insomma, parliamo della prima dose. Beh, allora, il discorso della prima e seconda dose è un discorso temporale, cioè nel momento in cui è fatto la prima dose, la seconda dose è automatica ed è distanziata secondo quando stabilito, per cui parlare di seconda dose, secondo me, come dire, è un fatto automatico. Nel momento in cui è fatto la prima dose, dopo 28 giorni, 21-28 giorni, arriverà la seconda dose. Ecco, abbiamo parlato, quindi i numeri raggiunti, 2900 vaccini insomma fatti in ASL di Teramo ieri se non sbaglio, più 785, numeri importanti, però ecco la fascia d'età adesso sono gli over 60 ad essere vaccinati. Ma noi abbiamo aperto la piattaforma così come in tutta la regione per dagli over 60 in su. C'è la novità del commissario Figliuolo che una volta conclusi gli over 65 si aprirà la campagna vaccinale anche a tutte le categorie, per cui si arriverà la vaccinazione di massa, è una buona notizia, e quindi attendiamo che, diciamo, che arrivi questa fase. Aspettiamo anche l'entrata in campo delle farmacie, che secondo me miglioreranno molto l'attività vaccinale. Ecco, loro potranno utilizzare il Johnson & Johnson che arriva. Allora, su questo loro potranno utilizzare tutti i tipi di vaccino. È chiaro che alcuni tipi di vaccino forse non sono indicati per una farmacia tipo il Pfizer, mentre probabilmente il Johnson & Johnson sarà più indicato, perché essendo monosomministrazione è anche più facile, come dire, da somministrare, per cui ritengo che quello possa essere il vaccino. Però al netto di questo, l'ingresso delle farmacie in campo segnerà un passo ulteriore in avanti.